Cominciamo la nostra seconda tappa e veniamo alla Valchiria. È quindi la prima giornata. Ci siamo lasciati alle spalle con l'Oro del Reno ieri, questo prologo che è interamente ambientato in un mondo extraumano, che sia quello dei Nibelunghi, che sia quello degli dei celesti, e con questo sfondo di un cosmo ancora intatto, immacolato. E quello che è il segno lasciato dal Loro del Reno è proprio quest'idea di un cosmo primigenio ancora intatto nella sua totalità, che è stato invece intaccato dalla colpa. E da questa colpa ormai non sono più immuni neanche coloro che invece dovrebbero essere i garanti dell'innocenza e della giustizia, cioè gli dei, che per una colpa di ambizione da parti divota, ma in cui poi alla fine, come avete visto, sono coinvolti tutti, si sono messi in condizione di ritorcere contro se stessi le leggi stesse che dovrebbero fare rispettare. E quindi a questo punto Wotan non è più in grado di restituire lui l'anello del Nibelungo alle figlie del Reno, perché, come dirà oggi nella Valchiria, nel monologo, mi sono preso nella mia stessa trappola. Cioè, nel momento in cui credevo di risolvere il debito con i giganti pagando con l'oro del Nibelungo, in realtà mi sono messo in condizione di mettere questo anello del Nibelungo in circolazione, mentre se fosse stato limpida la coscienza di Wotan, avrebbe subito potuto prendere l'anello e restituirlo alle ondine, donde la stizza sua finale, così poco divina, è nella conclusione del Loro del Reno, la stizza con cui dice a Loghe: falle tacere, non le voglio nemmeno sentire, perché sono appunto per lui proprio il sintomo della colpa. E lui stesso quindi è preso in questo giro e quindi non può più intervenire nel meccanismo che si è innestato. La grande idea da cui è stato colto nel finale del Loro del Reno è quindi quella di procreare una nuova schiatta di uomini, che siano eroi però, che siano audaci e innocenti, e che quindi con la forza del loro coraggio e il disinteresse dato dall'innocenza siano loro in grado di rompere questa catena maligna e quindi riprendere l'anello di Nibelungo, che non è ovviamente impresa facile perché adesso è custodito niente meno che da un gigante che si è trasformato in drago, e restituirlo, non tenerselo. Non essere anche loro vittima di questo desiderio di potenza che macchia tutti, ma restituirlo veramente alle acque del Reno. Ed ecco quindi che con la Valchiria i destini degli dèi e i destini degli uomini si incrociano. E quindi cominciamo, nella Valchiria c'è proprio l'equilibrio perfetto, perché c'è una parte che è dedicata al dramma degli dèi, e un'altra parte che è dedicata al dramma degli uomini, e ormai sono in perfetto equilibrio. E poco per volta, anzi nel corso del ring, questo equilibrio si sposterà sempre di più sulla terra, per cui nel Sigfrido ci sarà ancora la presenza del Wanderer, cioè Wotan, che appunto erra come un viandante sulla terra, ma ormai siamo sulla terra. E nel crepuscolo degli dèi, gli dèi in realtà non ci saranno, ci saranno dei messaggeri che ne parlano, ma non li vediamo più di fatto agire sulla scena. Quindi c'è uno spostamento dal cielo alla terra e a una civiltà anche maligna, ecco, come vedremo, piena di insidie. E tra l'altro è interessantissimo anche come viene inserita la protagonista, la Valchiria, in questa opera, perché qua addirittura abbiamo un personaggio che nasce come dea, quindi nella sua prima parte appartiene al mondo di Wotan, e poi invece per sua in parte libera scelta diventa donna e quindi sceglie invece di condividere il destino e le sofferenze dei mortali. Entriamo adesso nella lettura dell'opera, e che in certi punti è molto ragionativa, è molto filosofica, per cui cercherò di, come dire, tagliare i nodi più complicati e quindi darne soltanto l'essenza, per non stancarvi già prima poi della rappresentazione.
L'Oro del Reno è cominciato nelle acque del fiume, quindi con una grande scena di natura. E la stessa cosa succede con la Valchiria. Però la scena di natura è una scena di tempesta. E tra l'altro questa scena di tempesta, vi ricordo il tema, naturalmente questo qua è proprio uno di quegli effetti atmosferici in cui la strumentazione wagneriana è fondamentale, quindi bisogna proprio sentirla con l'orchestra. Comunque, ci sono gli archi che nella loro parte nella metà più acuta, diciamo, fanno un tremolo, quindi la stessa nota ripetuta fitamente. E invece violoncelli e contrabbassi fanno questa figura. È una figura che gira su se stessa, è come proprio c'è il tema della tempesta, ma si sente che c'è una figura che si aggira in questa foresta percorsa dalle intemperie, ed è infatti una figura di Fuggiasco, che poi vedremo emergere, ed è Sigmund. Ma una cosa che volevo farvi notare, che è così importante per Wagner, e come tante volte le sue idee derivino dal ceppo del Lied, cioè di questo genere per canto e pianoforte, così tipicamente tedesco, così lontano dal mondo dell'opera italiana, tanto da fare un po' d'antidoto anche alle interferenze del mondo italiano, e così legato al rispetto non solo della parola, ma addirittura delle sfumature della prosodia. Per cui su questo terreno Wagner veramente aveva imparato molto, e una cosa veramente a cui possiamo fare attenzione poi questa sera all'opera, e per esempio il modo con cui la linea del canto vocale molte volte rimane in sospeso, ma non rimane in sospeso in senso assoluto. Il cantante ha finito la frase, quindi ha finito anche la sua melodia, ma la melodia viene conclusa da uno strumento che la raccoglie e la porta a compimento. E questo non succede mai nel canto italiano, per esempio, dove la melodia ha la sua tornitura e arriva al punto fermo. E invece succede moltissimo nel Lied. Se noi sentiamo Lieder di Schubert o di Schumann, moltissime volte la parte vocale rimane in sospeso ed è il pianoforte a concludere. E proprio questo è un tipo di scrittura che passa nel mondo wagneriano. E invece questo qua è una pagina puramente strumentale, e questo qua, il ricordo, è di un Lied celeberrimo, propriamente una ballata addirittura di Schubert, Erlkönig, il re degli elfi, che aveva questa figura. Risentiamo qua il trascrittore, per simpatia verso l'esecutore, ha realizzato in questo modo, ma la scrittura si potrebbe benissimo trascrivere così. Sentite, quindi l'affinità è molto forte, e anche Erlkönig comincia proprio con una tempesta, e il padre che fugge cercando di proteggere il figlio. Invece dalla nostra tempesta esce affranto, al limite proprio della resistenza, Sigmund vede una casetta nella foresta, apre la porta e si butta letteralmente su quei grandi focolari antichi, che erano così grandi, ci stava anche una persona sdraiata, e dice: di chiunque sia questa casa, non posso fare un passo di più, qua mi fermo. E si sente però un attimo dopo una porta che si apre, e la padrona di casa, che pensava fosse il marito di ritorno, invece vede questo straniero che apre un occhio, la vede, dice: Enkvelle, Enkvelle, cioè sarebbe letteralmente una sorgente, addirittura, insomma, chiede acqua. E qua sentiamo già due temi. Il primo è quasi più un arabesco, insomma, più un motivo che un tema, cioè una cellula. E questo dipinge Sieglinde. Tema carezzevole, tema sollecito, che poi ha una variante ancora più affettuosa che questa. E
questo appoggio finale, e questa è la forma poi che ricorre più frequentemente. E poi subito dopo, notate, ci sono i violoncelli da soli in un recitativo strumentale, sorta di recitativo strumentale. C'è quest'idea anche così tipica del teatro di Wagner di fare cantare gli strumenti. Gli strumenti naturalmente cantano da strumenti, cioè hanno questa tensione verso la voce umana, ma c'è sempre l'idea di raggiungere un ideale al quale non si può arrivare perché restano comunque degli strumenti. E quindi c'è questo margine di indefinito che dà alle melodie wagneriane la loro poesia. Ecco, e questa scena qua, ma in generale tutta la Valchiria, illustra molto bene un aspetto del teatro wagneriano, molto da Tristano Isotta per intenderci, cioè quell'aspetto di teatro cosiddetto dei lunghi sguardi, dove non succede niente apparentemente sulla scena, si sta fermi, ci si guarda negli occhi, però succedono rivoluzioni interiori e soprattutto metamorfosi proprio dei caratteri, e qua veramente ci saranno delle metamorfosi nella Valchiria molto importanti di personaggi. Qua i due cominciano a guardarsi e poco per volta si scopriranno nel corso dell'atto, prima un'istintiva simpatia, poi la somiglianza, poi dai racconti capiscono, insomma, che si conoscono già e alla fine c'è la rivelazione, ma dura per l'arco di tutto l'atto. Vi ricordo soltanto il tema di questo recitativo strumentale, ve lo prendo dalla fine, un'idea di questo genere. Musica che si prende il suo tempo, Però immaginatevela col canto dei violoncelli, E poi finisce, questa tensione accumulata finisce qua sopra. Sentite anche il modo con cui questa melodia si rinnova continuamente, quindi le armonie sempre sospese la sospingono sempre più avanti. Questo qua è il tema dell'amore di Siegmund e Sieglinde, che qua sta nascendo e poi esploderà nel finale e che poi ritorna ancora persino quando Sigfrido si chiederà chissà chi erano mio padre e mia madre, com'erano, e quindi lui non li ha conosciuti, ma l'orchestra riprenderà questo tema del loro amore. Poi anche i clarinetti ripeteranno quest'idea, quindi tutti strumenti molto cantabili. Il clarinetto era lo strumento per Mozart dei sentimenti amorosi, proprio più autentici, quindi violoncelli, clarinetti. Poi a un certo punto Siegmund si riscuote, è un eroe, quindi in due minuti si è già riposato e dice: donna, io porto sventura, ma non la voglio portare in casa tua, quindi ti ringrazio per avermi ristorato e vado per la mia strada. No, fermati straniero, risponde Sieglinde, non puoi portare la sventura dove è già di casa, e quindi rimani, mi fa piacere. Tra poco arriverà mio marito. Suo marito ha un nome che è tutto un programma, perché si chiama Hunding, dove Hund è il cane, ed è della stirpe dei Nidling, dove Neid oggi è soprattutto l'invidia, ma nel testo wagneriano molte volte è proprio la malignità, l'odio, la cattiveria, insomma, lo stato. Quindi, Hunting si annuncia, qua poi c'è uno di quei fenomeni di suoni che vengono da lontano, si annuncia da lontano, è un cacciatore, quindi suona il corno, e c'è una fanfara di quattro corni che segnala il suo avvicinarsi. Tra l'altro anche preceduta da questa macchia delle viole che fa subito dissonanza. Prima è lontano, ma poi dopo si avvicina e di nuovo la striscia di viole e violoncelli. E allora sono quattro corni, quando devono sparare questi accordi con delle dissonanze dentro in fortissimo, è facile anche che sporchino leggermente la nota, cioè è un suono che deve essere sporco, perché deve rendere l'asprezza, la brutalità del carattere del personaggio, che sta tutto proprio in queste note e
faccio notare che è un motivo che non ha una melodia, ha soltanto un effetto proprio di dissonanza, di note staccate. E in breve, Hunding arriva, accetta l'ospite, conferma l'ospitalità che già Sieglinde gli ha offerto per la notte, nota subito la somiglianza tra i due e dice: guarda come questa donna ha voglia di sentire chi sei, racconta, straniero. E allora il nostro Sigmund comincia il racconto della sua vita e delle sue sventure, è il primo dei tanti racconti della Valchiria, e questo tra l'altro ha anche una funzione molto pratica, perché noi questo Sigmund obiettivamente non sappiamo chi fosse, quindi è un racconto importante per inquadrarlo, ed è molto importante e anche funzionale alla trama, perché da questo racconto Sieglinde comincia ad avere il sospetto di conoscerlo. E cosa racconta Sigmund? Viveva pacifico in una casetta, andava sempre a caccia con il padre, un certo Wolfe, e un giorno tornano a casa, trovano la casa bruciata, la madre è uccisa e la bambina sparita alla sorella. E tra l'altro anche qua ci sono intenerimenti nella frase, quindi ogni sfumatura proprio del discorso viene registrata dalla melodia, cioè l'idea di recitativo è ben lontana, anche se non abbiamo una vera e propria aria, c'è questa capacità proprio della melodia di nascere e poi rigenerarsi sull'onda delle parole, proprio come nell'Ida appunto. E a un certo punto rimane da solo, quindi Sigmund con Wolfe, ma un giorno sparisce anche Wolfe e in orchestra si sente questo tema. E ci dice quello che non sa neanche Sigmund, che non saprà mai, cioè che Wolf era Wotan e quindi lui era il figlio che avrebbe dovuto riscattare il mondo e che naturalmente dopo il bravo apprendistato con suo padre è stato lasciato solo. Il racconto si chiude e vi cito il pezzo finale perché vengono fuori ben due temi che sono molto importanti. Uno è questo, di nuovo fatto dai violoncelli, ma scurito, appesantito anche dai contrabbassi. Questo è il tema della sventura dei Velsunghi, che poi è la sventura di Sigmund alla fine. E qua sentite come la melodia, voce di tenore, come la melodia entra dentro questo tema e lo porta avanti, fino a farlo sfociare in un altro tema. E dice: ora sai tu donna che mi interroghi, perché non mi posso chiamare Friedmund, cioè uomo felice, insomma, invece mi devo chiamare, c'era stato tutto uno di quei giochi con i nomi che Wagner ama tanto, invece mi devo chiamare Vewald, cioè dominato dal dolore, dalla sventura. E quindi altro tema qua sotto. Questo tema qua. Questo qua è il tema dell'eroismo dei Velsunghi ed è un altro tema che naturalmente anche Sigfrido poi si porterà dietro. Disgraziatamente da questo racconto anche Hunding ha capito molte cose, ha capito che questo Sigmund, che quel giorno stava fuggendo perché aveva difeso una fanciulla innocente e perseguitata, era proprio
il nemico, insomma, che Hunding stava inseguendo, e quindi gli dice: ti ho offerto ospitalità per la notte, non mi rimangio la parola, però cercati un'arma per domani, perché ti sfido a duello. E lo lascia lì, dà ordine a Sieglinde di raggiungerlo a letto e di portargli il decotto. Qua c'è tutto un gioco di sguardi di Sieglinde che cerca di far vedere un punto a Sigmund, che però non capisce bene, vede un lucore, si ricorda che suo padre gli aveva promesso che nel momento della distretta, del bisogno, gli avrebbe fatto trovare una spada invincibile, e quindi lo chiama Velze, Velze, c'è questo grido proprio disperato, che potrebbe stare in un'oratoria, qualcosa di sacrale, tanto è la sua disperazione. Poi si riapre di nuovo l'uscio e arriva Sieglinde, che non solo ha portato il decotto al marito, ma ci ha messo dentro un sonnifero, così è tranquilla, che Hunding non si sveglia, e viene a dirgli quello che soltanto col gioco di sguardi Sigmund non ha capito, cioè che c'è una spada infitta nel frassino lì nella stanza, e questa spada era venuto il giorno delle sue malaugurate nozze uno straniero con un cappello che gli copriva un occhio. Il suo sguardo era sembrato terribile a tutti i presenti, ma invece verso di lei era stato tenero. E in orchestra sentiamo. Cioè, è sempre Wolfe, cioè Wotan, che è tornato e ha infitto questa spada nel frassino, dicendo solo il più forte riuscirà a estrarla. E naturalmente si sono provati tutti, ma non ci è mai riuscito nessuno, tant'è vero che la spada è ancora lì, e naturalmente sarà Sigmund a riuscire a estrarla, però ci mette parecchio tempo, cioè lui non ha timore, è sicuro di riuscirci, quindi si prende tempo, invece comincia a parlare con Sieglinde, e qua prende quota questo duetto straordinario di cui non possiamo fare a meno di citare il cuore, perché è un vero, se ne parla tanto come di una rottura delle forme fluide di Wagner, è un vero lead inserito nella pagina, no? Perché un tema non fa parte dei motivi conduttori, né? Anche se tornerà nella mente di Wotan nel secondo atto, ma non lo si può definire un motivo conduttore, perché non innerva il tessuto sinfonico dell'opera, né? E però qua veramente crea un'oasi, né? Di poesia, e il pretesto esterno per fare nascere questo fiore proprio di canto, e il fatto che c'era stata la tempesta, c'è ancora un colpo di vento, la porta non era chiusa bene, si apre e Sieglinde si spaventa, dice: cos'è successo? È entrato qualcuno? È entrata la primavera, dice Sigmund, e si scopre una vena di poeta e attacca questo tema che tutti ricorderanno, dicendo: le tempeste invernali cedono alla primavera. Metafora naturalmente delle tempeste della sua vita che sembrano cedere all'amore, e qua sentiamo una specie di mormorio della foresta qua sotto. E il tema che canta lui: Winterstürmen wiegen dem wonne Mond, in mildem lichten Olster der Glanz auf laue Lüfte lind und lieblich wunderwebende sich hebt durch Wand und Tauen will sein Ade weit geöffnet lag sein Au aus E poi riprende il tema di prima, e quindi ha proprio l'apertura anche strofica del lied. E questo tema qua poi ritornerà nell'apoteosi finale, prima che l'atto si chiuda, è proprio a tutta orchestra, non prima però che Sigmund, adesso che ha ritrovato la sorella e che ha ritrovato l'amore anche, che è proprio un amore incestuoso, che non ha inventato Wagner, che è proprio nella saga dei Nibelunghi, e c'è questa idea che i due che sono stati così perseguitati dalla società non riconoscano le regole della società, e quindi le infrangono in nome dell'amore e della libertà.
C'è però una cosa molto interessante che inserisce Wagner a questo punto, di cui si è discusso molto. Un attimo prima di svellere la spada dal frassino, e ovviamente qua sentiremo di nuovo il tema della spada, va bene, tema della spada a tutta orchestra, alla tromba, prima di questo punto Sigmund canta, e dunque, sul punto in cui lui ha tutto, perché lì la spada la sta per prendere e ha la donna, e ha ritrovato suo sorello oltretutto in questa donna, sembra che abbia tutto. Perché Wagner ci mette il tema della rinuncia? E perché molte volte, secondo me, Wagner ci dice delle cose che il personaggio ancora non sa, cioè c'è il narratore onnisciente e c'è quello che sa invece il personaggio, ci sono tante verità da diversi punti di vista. E Sigmund in realtà si sta rovinando. Perché se lui prendesse solo la spada e aspettasse il mattino, potrebbe andare ancora tutto bene. Ma il fatto che lui adesso farà Sigfrido con Sieglinde, quindi non rispetta l'ospitalità, e per di più fugge con Sieglinde, quindi porta anche via letteralmente la moglie, non solo carnalmente, e rompe l'ospitalità. E quindi mette Fricka in condizione nel secondo atto di essere inviperita, e di attaccare Wotan su questo punto, e Wotan non potrà difenderlo. Quindi quello che è il momento in cui lui sembra avere finalmente tutto, lui che non ha mai avuto niente, poveretto, ma in realtà si prepara la sciagura, anche se ancora non è visibile, ma si fonda in questo momento. E su questa nota, quindi ottimistica, ma in realtà pessimistica, passiamo sul secondo atto. E il secondo atto si apre, diciamo, mette, e tra l'altro è interessante che ritorna il tema di Freya, però Freya non c'è. Questa era la codina del tema di Freya, che in realtà Freya era la dea della giovinezza, quindi andiamo oltre, un pochino oltre la figura di Freya e la bellezza mulibre. Quindi in questo caso, come dire, prepara l'ingresso in scena di Brunilde, figura femminile, bellissima, insomma, quindi adorna di grazia mulibre, che peraltro entra in scena poi con il grido che poi sentiremo sviluppato all'inizio del terzo atto, quindi il celeberrimo Oiotto, Oiotto, che sarebbe un banale accordo di Sol maggiore, e invece con questo tarirara, ha quel quid di selvatico che dà l'idea proprio del grido. Lei viene a prendere ordini dal padre perché è una vergine guerriera, quindi deve andare a proteggere e a combattere per un eroe. Poi vede però avvicinarsi Fricka e allora si allontana, perché Fricka non è sua madre, lei è la figlia è una delle 9 figlie di Erda. È tollerata da Fricka, ma naturalmente, insomma, quando non si vedono preferiscono. E quindi lei si allontana e lascia Fricka con Wotan. E qua c'è una grande discussione in cui Fricka dice, è possibile, insomma, una volta mi tradivi con le dee, adesso mi tradisci anche con le donne, perché Sigmund e Sieglinde sono frutto di un amore umano, terreno di Wotan. Quando mai si è visto, dice, che due fratelli, due gemelli si amino? E l'hai visto questa notte, dice Wotan ancora sereno. Per me quello di Sieglinde non era un amore, perché Sieglinde naturalmente è stata costretta a sposare Hunding. E Wotan è tutto invece per il vero amore, non imposto dalla legge, ma cercato col cuore e con la passione. E il problema è che Fricka lo attacca su un altro punto, cioè gli dice tu ti stai servendo di Sigmund, perché è sfuggita una frase a Wotan. Wotan dice Sigmund fa quello che vuole, Sigmund è un eroe ed è libero, e lei qua lo ferma, no?
qua ti sbagli, Sigmund non è libero, Sigmund è una tua creatura e tu lo hai manipolato e manovrato come hai voluto, hai costruito per lui le sventure, lo hai temprato nelle sventure, la spada l'hai fatta per lui e gliel'hai fatta trovare. Quindi Sigmund non è assolutamente un uomo libero, in lui agisci tu e in lui io attacco te. E tu non devi permettere, tu che sei il Dio, il grande della legge, che venga lasciato in libertà un uomo che ha rotto le leggi dell'ospitalità, di cui io, Fricca, sono garante. Io sono garante del matrimonio e dell'ospitalità. Due principi che tuo figlio ha infranto e tu lo devi punire. E a questo punto sentiamo accumularsi sempre di più questo tema. Tema avvolto su se stesso, il cosiddetto tema del corruccio, del malcontento di Wotan, cioè lui capisce che la moglie ha ragione. E sul moltiplicarsi di questo tema, che sembra un rovello più che un tema, non ha melodia sentita, è tutto chiuso in se stesso, e lui è costretto a promettere che non difenderà Sigmund e non lo farà neanche difendere da Brunhilde. Naturalmente in questa scena a noi Fricca è molto antipatica, però dobbiamo ammettere che anche se lo fa perché è arrabbiata con Wotan e lo vuole punire, sulla questione dei principi ha ragione, perché Wotan, tutore della legge, non può proteggere chi questa legge ha infranto. E volevo fermarmi sulla chiusa con cui Fricca esce di scena non solo qua, ma da tutto il ring, perché è veramente un'uscita regale quella che le dà Wagner, che ci fa capire proprio che non è più la moglie bisbetica solo del loro del Reno, ma se Wotan le dà ragione, insomma, vuol dire che ce l'ha davvero, ecco. E qua c'è di nuovo un tema da Lied, uno di quegli squarci potrebbe essere una strofa di Lied questo, in cui lei dice, intanto si sta avvicinando Brunhilde, di alla Vergine guerriera che questa volta deve proteggere l'onore della tua sposa. E poi un'altra cosa ancora più importante, se gli uomini ci deriderebbero, E noi dei saremmo rovinati, sarebbe la nostra fine, se oggi non venisse fatto valere il diritto, perché noi siamo quelli che lo devono fare rispettare e quindi non lo possiamo calpestare. Comincia, c'è la Valchiria che si avvicina, quindi c'è il suo grido. Poi c'è questo tappeto. E sopra c'è veramente una melodia espansa da Lied. Qua c'è una modulazione che potrebbe star bene in Brahms. Questo è proprio un inserto, un lead inserito qua dentro. Brunhilde guarda suo padre, mai visto così pallido, così abbattuto, che cosa è successo? Lui non vorrebbe neanche parlarne. E poi invece dice, ma in fondo tu sei la mia volontà, dice Brunhilde. C'è questa idea proprio che quello che Wotan pensa, Brunhilde subito lo capisca, e che sia veramente l'espressione più fedele del pensiero di Wotan. E quindi se parlo con te, in realtà io non rivelo nulla a nessuno, parlo soltanto con me stesso. E qua comincia questo monologo straordinario in cui Wotan racconta tutto quello che abbiamo visto nell'Oro del Reno e quindi ripassano tutti i temi dell'oro, naturalmente. Il tema di Erda. E via via l'annientamento. E poi
altre cose ci dice, cioè ci dice per esempio che quello che non abbiamo visto dopo la fine dell'oro del Reno, cioè che il gigante Fafner si è trasformato in drago, per custodire meglio l'anello, e ci dice che Alberico ha avuto un figlio, violentando una donna, e questo figlio sarà Luhagen, che troviamo poi nel Crepuscolo degli Dei, e naturalmente un figlio creato per il male, è uno strumento, uno schiavo di cui Alberico si servirà, e Wotan dice, e io invece che cerco di avere dei figli liberi, cosa fa Wotan? Li educa alla libertà. È sempre più facile la dittatura che la democrazia, insomma, avere degli schiavi che avere degli uomini liberi. E quindi il risultato è che in questi figli che lui ha plasmato nel migliore dei modi, però vede se stesso alla fine e sono il prodotto della sua educazione. E quindi dice, ovunque io mi giri non vedo altro che me stesso e odio ciò che vedo e odio me stesso, e al punto che vorrei soltanto la fine, l'annientamento, Dasende. Tra l'altro qua c'è un punto, sentirete che c'è proprio una, insomma, lui canta prima Dasende e poi due accordi a tutta orchestra, Mi maggiore e Do maggiore, due tonalità che non c'entrano niente, che quindi sono proprio uno strappo, questa invocazione proprio dell'annichilimento, perché ormai Wotan in realtà poi tornerà a sperare, ma in questo momento ha come già la percezione che niente potrà redimere il mondo, tutto il teatro di Wagner è una ricerca della redenzione e il Ring sarà alla fine la constatazione che il mondo è irredimibile, che niente può lavare la colpa se non la catarsi totale, quindi la catastrofe. Brunhilde prova a dirgli, ma Sigmund è tuo figlio, gli vuoi bene? A questo punto c'è il primo sfogo di collera di Wotan, che desidera essere contraddetto, dice guai a te se non fai quello che ti dico, tu dovrai spezzare la spada di Sigmund. E la povera Valchiria quindi scende con notizie ben diverse da quelle che aveva sperato di dare e qua entriamo nel secondo quadro, questo secondo atto dura 2 ore, è lungo come 2 atti, insomma, normali, e di questo quadro qua vi ricordo soprattutto questo tema, che è il tema con cui la Valchiria si presenta a Wotan, tema dell'annuncio di morte che poi diventerà tema del destino in seguito, e ha la sacralità di nuovo dei temi di un dio che scende tra gli umani, quindi sono tube, sono suoni veramente dorati. E con questo tema lei si presenta a lui e qua però avviene l'imponderabile, cioè quando vede che Sigmund è disposto a rinunciare al Valhalla, alle Valchirie, a tutti i beni del paradiso per non lasciare Sieglinde, comincia, prima gli chiede, stupita, ma cosa ti può importare di questa donna sfinita? Ne puoi avere a decine, donne immortali, meravigliose. Tu non capisci niente, dice lui, non conosci l'amore. E insomma, questo senso della compassione, dell'anteporre l'altro a se stesso, tocca profondamente Brunhilde, che tra l'altro è sorella di Sigmund, e che insomma alla fine cambia completamente idea, c'è un lungo duetto naturalmente, un lungo dialogo, e alla fine della quale Brunhilde dice non temere, io sarò vicino a te e tu vincerai. Prima del duello finale c'è ancora un'interruzione per aumentare l'attesa, dopo 2 ore forse per l'ascoltatore insomma, è un po' un arresto un poco gradito, però Sieglinde si risveglia, ha degli incubi
In pratica noi vediamo il duello con gli occhi di Sieglinde e vediamo a un certo punto sulla Valchiria che sta proteggendo Sigmund, quindi disubbidendo il padre, vediamo arrivare come un falco Wotan che spezza lui la lancia. A questo punto Brunhilde ha la prontezza di spirito di raccogliere i pezzi della lancia, raccogliere anche Sieglinde che era svenuta, prima dormiva, adesso è svenuta per il terrore, lei la raccoglie e fuggono insieme. Perché appunto la vuole portare al riparo dalla collera di Wotan. E l'atto finisce con Wotan che uccide con lo sguardo anche Hunding e poi si scaglia all'inseguimento della Valchiria fuggitiva. E con questo siamo già al terzo atto. Il terzo atto si apre con la cavalcata delle Valchirie, famosissima, forse non è il caso neanche di richiamarla, però voglio richiamarvi una cosa. Cioè, qua naturalmente sentite il tema della il ritmo tipico della cavalcata che c'è in quanti leader, in quante opere. Ma soprattutto sentite intorno questo alone impalpabile, questa fantasmagoria, è data da queste scariche elettriche degli archi. Che fanno stregonesco, che si dicono che queste non sono soltanto delle cavallerizze, ma sono delle divinità, no? E anche poi nella risata delle Valchirie c'è qualche cosa di... ridono... c'è tutta una serie di cromatismi, che fatte poi... danno proprio quest'aria... stregonesca, insomma, da fantasticheria, da visione proprio, al di là della cavalcata. A questo punto però loro, tutte le Valchirie si stanno radunando, tutte con spoglie di eroi, poi devono andare tutte insieme al Valhalla, ma fanno la conta, sono solo 8. Chi manca? Manca proprio Brunhilde, allora non si può andare da Wotan, perché Wotan, se manca la figlia prediletta, le guarda male. E che strano, che ritardi, a un certo punto la vedono arrivare ansante, dicono, come hai una donna, questa volta non hai un guerriero, e lei arriva lì con Sieglinde, sconvolta, e dice, aiutatemi, perché ho disubbidito, racconta in due parole la vicenda, e loro dicono, tu sei pazza, noi non ti possiamo aiutare. Nostro padre si arrenderebbe anche con noi. E lei le supplica una per una e loro resistono. A un certo punto Sieglinde si riscuote e dice, lascia perdere, morto Sigmund, se mi vuoi fare un favore ammazza anche me, se non vuoi che io sopravviva maledicendoti. E allora a questo punto Brunhilde le dice, no, ma tu sei incinta. E quasi Sieglinde si riscuote e dice, no, allora salvami. E qua bisogna dire, le Valchirie non sono cattive, non osano mettersi contro Wotan, hanno paura, però tutte quante aiutano Sieglinde, le spiegano come raggiungere il posto dove vive Fafner, che è un posto dove Wotan non va mai a mettere piede, quindi lì sarà sicura, sarà protetta. E a questo punto quindi Sieglinde, perché cosa succede? Brunhilde le dice, fuggi tu. Io rimango qua, aspetto Wotan, lo fermo e tu fai in tempo a metterti al sicuro. E le altre hanno spiegato la strada. E qua c'è un punto molto importante dove Brunhilde dà a Sieglinde i frammenti della spada e le dice di darli poi a suo figlio e le dice tu hai in grembo il più grande di tutti gli eroi mai esistiti. E qua viene fuori naturalmente il tema di Sigfrido, cantato da Brunhilde e fatto anche raddoppiato ai corni. E sotto. Della spada e quindi consegna la spada, dagliela, e colui che riuscirà, e sarà lui che riuscirà a temprare questa spada, e tu lo chiamerai col nome che ti do io, e quindi è lei che lo battezza Siegfried, e quindi continua la frase di Brunhilde.
Der neu gefügt, das Schwert heißt schwingt, den Namen nehme vor mir, Siegfried erfreut sich des Siegs. E Sieglinde le risponde su questo tema: oh, su cui si concluderà poi la Götterdämmerung, il tema della redenzione. Quindi anche questo è straordinario, perché è il tema, è il momento in cui rinasce la speranza, che tornerà nel momento in cui invece la speranza è definitivamente poi infranta alla fine del crepuscolo. E a questo punto Sieglinde parte, quindi rimangono solo le valchirie, si avvicina una nuvola nera, dentro la nuvola ci votano, le valchirie cercano di proteggere, vi ho detto, no, sono brave ragazze, quindi cercano di ammansire il padre, di placarlo, ma naturalmente non ci riescono. A un certo punto esce fuori Brunilde, si presenta, perché il padre la sta anche accusando di essere vigliacca, quindi lei esce allo scoperto e qua c'è il momento in cui Wotan pronuncia la punizione: non c'era nessuno che mi fosse vicino come eri vicino tu, che sentisse quello che sentivo io, che volesse quello che volevo io, e tu hai voluto contro di me e hai sentito contro di me. E quindi noi che eravamo una cosa sola, adesso siamo divisi per sempre, tu non sarai più dea ma sarai donna, dormirai e sarai alla mercé del primo mortale che ti risveglierà e tu dovrai seguirlo e sarai sua. A questo punto si leva tutto un lamento dalle valchirie, cosa che fa irritare ancora di più Wotan, che dice: sparite, genia di femminucce. Quindi le valchirie se ne vanno piangendo e rimangono soli, e per un finale di tre quarti d'ora Wotan, che prometto di riassumervi in tre minuti, Wotan e la valchiria. E qua tra l'altro fate caso all'inizio di nuovo questo teatro dei lunghi sguardi, sentirete corno inglese e clarinetto basso, che danno proprio il tono a questa scena, queste voci di strumenti poco usati e viscerali proprio, di un'intensità di dolore che va oltre la media. E di nuovo questa idea della melodia strumentale che si avvicina all'ideale della melodia vocale senza arrivarci. E tutto il segreto della scena è racchiuso in fondo in un tema, cioè cosa succede? Succede che Brunilde, poco per volta parlando con Wotan, gli spiega questa cosa: Wotan è il garante della legge, ma è anche lo schiavo della legge. E vi ricordate che la legge, i patti, erano espressi da questo tema. Scala discendente che va giù proprio. Allora Brunilde invece gli dice: tu non hai visto Sigmund, io l'ho visto, l'ho sentito parlare, ho visto l'amore che aveva lui per Sieglinde. E insomma, lei ha scoperto la compassione. Qua per un attimo c'è l'idea che la compassione possa redimere il mondo. E anche in Wotan rinasce la speranza, bisogna dire, sentendo le parole di Brunilde. E un po' l'idea, mi sembra che la cosa un po' che fa più capire questa scena sia una frase di San Paolo: la forza del peccato è la legge, cioè l'idea che il perpetuarsi della logica, no, dei patti, della legge, di ciò che è stipulato, a un certo punto sia una gabbia, una grande gabbia dalla quale bisogna liberarsi in forza invece di una legge nuova, che è quella dell'amore, ma non di un amore egoistico, di un amore basato sulla compassione. E il tema dei patti viene trasformato in questo nuovo tema, che è il tema appunto della compassione, della giustificazione per amore, diciamo, e che è questo tema qua. Pausa. Sì,
sentite che l'idea sarebbe... Si, la, so, fa, mi, re, do. E poi qua fa... ma potrebbe continuare la sua discesa. Quindi i patti sono stati riscritti in modo nuovo. Quello che era così monolitico è diventato invece un tema di una cantabilità struggente. E infatti anche Wotan alla fine si commuove e comincia la grande pagina dell'addio di Wotan, di cui vi faccio anche notare una cosa, vi cito rapidissimamente i temi e chiudo, ma quello che è straordinario poi di questa pagina non sono tanto i temi, per quanto belli, ma è il modo in cui sono inseriti in una struttura, che veramente li fa lievitare, li dà una bellezza aggiunta straordinaria, oltre ovviamente al colore strumentale. Quindi abbiamo questo tema qua che è molto importante, poi c'è naturalmente il tema del sonno. Archi con sordina, quindi già un tema che si avvicina proprio al silenzio del sonno, è un tema circolare, un po' ipnotico, e che poco per volta proprio placa anche tutta la furia che c'era stata prima. Poi qua viene veramente fuori il tema della rinuncia, di nuovo giustamente, perché Wotan rinuncia a Brunhilde, è una separazione, è uno strappo per lui. La bacia in fronte e con questo bacio le toglie la divinità e la addormenta, e qua c'è un altro tema legato al sonno, cioè la magia del sonno, il momento in cui il sonno entra nelle membre, le scioglie e le addormenta, e questo è un tema che potrebbe stare in una pagina di Liszt, tutte armonie che scivolano le une sulle altre. Scusate. Prosegue così, no? Sempre più in basso, sempre più in basso. Intanto lei si è addormentata. Che cosa ha ottenuto Brunhilde alla fine? Di non essere alla mercé del primo che passa, ma di essere circondata da una rupe di fuoco, e solo l'eroe che non conosce la paura, naturalmente verrà fuori il tema di Sigfrido di nuovo, solo lui potrà attraversare queste fiamme e risvegliare Brunhilde. E quindi l'ultimo tema che noi sentiamo è il tema di Loge, che si arricchisce e diventa incantesimo del fuoco, e quindi Loge come personaggio non c'è più, ma irradia sulla partitura la bellezza dei suoi temi. In questo caso il tema è di nuovo una fantasmagoria, e fiati, c'è il triangolo in mezzo, c'è il glockenspiel, non ci sono i bassi, quindi c'è anche questa idea proprio di una strumentazione pulviscolare, senza basi, è tutta aerea, e incantesimo del fuoco. Eccetera, e su queste note, con Wotan che si allontana e non finisce più di girarsi indietro, in un lungo sguardo di addio, finisce la Valchiria, e vi auguro buon ascolto. L'utilità di queste chiacchierate è un po' quella di ripassare alcuni lineamenti fondamentali di un'opera complessa come il Ring, nella quale uno, pertanto che studi, risenta, ci sono sempre tanti particolari che anche tante volte è difficile tenere a mente. Quindi bisogna cercare un pochino l'equilibrio, non stancarsi già prima di andare all'opera, perché sono comunque ascolti sempre impegnativi, però in qualche modo stuzzicare il desiderio di risentire alcuni particolari, e soprattutto avere davanti agli occhi chiara la struttura, in modo tale che uno possa appunto concentrarsi poi sui particolari una volta che si trova
che si trova nella sala. E quindi, visto che l'occasione comunque di sentire Irin per intero è così rara, tutto sommato mi sembra utile anche fare un discorso che è vero che è contenuto, ma giocando sui quattro incontri, sulle quattro tappe, può anche fare tesoro di ponti tra un incontro e l'altro, quindi cose che magari in una normale conferenza di presentazione del singolo titolo non si possono fare. L'utilità di farle, tra l'altro, al pianoforte, e quindi avere anche immediatamente presente, tante volte l'ascoltatore è anche più amante di Wagner, fa fatica a distinguere immediatamente i temi, anche perché poi i temi hanno una loro, come dire, forma originaria, ma non si presentano, sono sempre uguali. Quindi anche in questo senso un ripasso anche sonoro, proprio uditivo, in modo tale come da, non dico sgranchire l'orecchio, ecco, ma avere già pronti questi lineamenti. Quindi in questo modo l'ascoltatore va sereno sui nodi fondamentali della trama e anche già bello pronto e recettivo su questa quantità di temi di cui naturalmente possiamo dare conto fino a un certo punto, perché poi ce ne sono che poi sono importanti anche loro, ma compaiono magari in punti più limitati e quindi bisogna un po' tralasciarli. Però almeno uno ha l'arcata complessiva. È bello anche il fatto che si veda quando i temi compaiono, perché da loro a Dämmerung si vedono i ritorni interni, le trasformazioni, ma anche in qualche modo le entrate nuove, le new entries, volta per volta. E quindi dà veramente questo senso della circolarità e fa capire, secondo me, sull'onda lunga del Ring, l'unitarietà e il percorso anche evolutivo della vicenda, come poi tutti i fili si evolvono e però anche si chiudono poi circolarmente. E tutti i nodi vengono al pettine, insomma. Penso che il mito si presta perfettamente al teatro operistico, perché proprio per il suo aspetto, anche se io pensassi al teatro veristico, in realtà non è mai la rappresentazione della realtà, perché nel teatro viene sempre sublimata in maniera mitica. Io parlo d'amore, ma in realtà quell'amore che poteva essere carnale, io lo mitizzo. E in questo aspetto il mito si presta perfettamente a questa realizzazione musicale e teatrale. Io cerco di mettermi nei panni di un ascoltatore medio, non di uno specialista di Wagner. E le opere di Wagner dal punto di vista letterario sono di una estrema complessità, intanto perché le fonti sono ricchissime e non certamente facili da interpretare, e poi perché la sua scrittura, anche per chi conosce il tedesco, è una scrittura estremamente raffinata. Io direi che a questo punto la musica aiuta. L'idea dei temi conduttori, per esempio, è un'ottima idea, perché scolpisce nella mente dell'ascoltatore determinate situazioni, identifica dei personaggi con delle situazioni. E questo aiuta, penso sempre all'ascoltatore medio, a chi non conosce tutti i risvolti della storia, anche nell'interpretazione del mito, per godere effettivamente lo spettacolo.